All'inizio, io ho iniziato a febbraio a girare l'Italia per parlare di questa blockchain, e ad ogni incontro ho abbassato un po' il livello perché non riuscivo mai a spiegarla. Oggi ho deciso di non spiegarla più. Facciamo prima, perché veramente non ce la faccio. Non perché non siate intelligenti, è perché non è spiegabile una cosa come questa che va sperimentata. È come internet, chi di voi era qui? Diciamo, sul pianeta Terra nel 98 e ha sentito parlare di internet, non l'ha capito leggendo sul giornale o ascoltando il TG1, l'ha capito quando ha iniziato a vedere un primo sito, a smanettare su internet. Però quando ce lo spiegavano, io vi ricordo, ci facevano discorsi del genere, dicevano sono computer master, computer slave, il TCP/IP, il nome di dominio, wifi anche dopo. E tutta una serie di concetti che insomma erano bei paroloni che servivano a chi spiegava a farsi vedere preparato, ma in realtà non spiegavano. E in realtà internet è questo, cioè internet è quello che facciamo noi, quindi ognuno di noi ha una visione diversa di internet. Ci sono persone per le quali internet è Facebook, conoscono solo Facebook e pensano che Facebook sia internet. Altre persone hanno altri tipi di approccio. Insomma, quello che avete sul telefono, sul computer, per voi, per noi è internet, ok? Con la blockchain è perfettamente uguale, è la stessa cosa. Ora, se dovessi spiegarvi la blockchain, dovrei parlare di queste cose, di chiavi private, di wallet, di bitcoin, di dogecoin, che è un token alternativo a bitcoin basato su un cane che ha un valore sul mercato, sul pollo della Carrefour che si è inventato adesso di fare la tracciabilità dei polli. Sugli exchange dove compri e vendi Bitcoin contro Ethereum, contro Euro, eccetera, una serie di concetti impossibili da spiegare in pochi minuti, e quindi la soluzione al problema è non spiegarla. Non spiegarla e dire quando vi troverete ad avere a che fare con la blockchain, comincerete a capire cos'è, ok? E in realtà la capirete quando non ci sarà più. Non sarà più visibile quando come internet, noi non è che pensiamo ad internet, no, pensiamo a Facebook, WhatsApp, pensiamo ai siti, non pensiamo che dietro c'è internet. Quando andiamo in Amazon a comprare un pacchetto, non stiamo a pensare tutte le tecnologie incredibilmente avanzate che permettono questo acquisto, compriamo il pacchetto, quindi si va in quella direzione. Quindi la domanda alla quale forse possiamo provare a rispondere è a cosa serve la blockchain, no? O ancora più precisamente, a cosa serve a noi nel nostro settore la blockchain, nell'extraterritoriale, cosa può servire la blockchain? Quindi a questa domanda forse possiamo rispondere. Dico forse perché al momento non serve a niente, non c'è, non è pronta. Siamo a livello demo, ci sono dei siti sulla blockchain, come vi faccio vedere, dove già si possono cominciare a fare delle cose complicatissime. Ora, però la bella notizia è che le cose che forse potremmo fare sulla blockchain sono estremamente interessanti. Una è questa. Questa è una fattura di booking.com, penso che siate abbastanza, diciamo, familiari, se non siete solo in Airbnb, insomma, il concetto è quello, con prenotazioni che possono avere un valore di 1000, in questo caso 1282 euro, e una commissione di 192,30 euro. 30 se li potevano risparmiare. Ora, è normale, certo che è normale perché abbiamo sempre pagato questi soldi, no? Però se facciamo un salto all'indietro al tempo della telefonia, diciamo, cara, pre-anni 2000, quando per chiamare all'estero ci costava 2-3 mila lire al minuto, forse possiamo tracciare un parallelo. Ora, a un certo punto con la telefonia è cominciata a costare poco. E chi abbiamo ringraziato per questo? La Telecom? No, la Telecom ha combattuto, o comunque le Telecom hanno combattuto con forza qualsiasi innovazione che potesse andare a distruggere questo modello. Infatti, quando è arrivata un po' di innovazione, è arrivata esternamente, è arrivata da internet, poi è arrivata dai VOP e poi è arrivata con Skype. Ok? Quando ormai era troppo tardi per le Telecom reagire, hanno cambiato modello, oggi le telecom non vendono più telefonate, vendono connessione internet, la stessa tecnologia che avevano combattuto con forza. Okay? Quindi non è così
impossibile pensare che in futuro pagheremo una commissione a Booking o un altro sito di 3 centesimi, di 5 centesimi, addirittura sarà gratuita. Okay? Perché quando arriva una tecnologia così impattante, loro resistono finché possono e poi cambiano modello. Quindi, diciamo, il messaggio di oggi è: ci sono speranze abbastanza concrete che non pagheremo più questo tipo di commissioni. Okay? E questo non cambierà grazie a Booking o Airbnb, ma cambierà grazie a tecnologie diverse come la blockchain. Okay? So che può apparire, diciamo, poco credibile, però tante cose negli ultimi 20-30 anni sembravano incredibili e sono diventate normali. Anche se poi la tecnologia ha un approccio particolare, viene annunciata, tutti si eccitano, poi sparisce, ce ne dimentichiamo, ce la troviamo attorno. È successo, se vi ricordate, con le telefonate, le videotelefonate. Vi ricordate i discorsi degli anni 80 che ci saranno un giorno le videochiamate? E ci siamo tutti, mi ricordo un ragazzino, le videochiamate come Star Trek, eccetera. Poi ce ne siamo dimenticati e quando sono arrivate le videochiamate non c'è stato l'effetto wow. Sono arrivato, WhatsApp, c'è anche la videochiamata, che bello, no? Proprio. E poi si diceva, io da 20 anni che dicevo che c'era, la risposta tende ad essere sì, ma è anni che c'è la videochiamata, non c'è mai l'effetto wow. E con la blockchain sarà la stessa cosa, a un certo punto ci troveremo sommersi di applicazioni sulla blockchain senza forse neanche sapere che c'è la blockchain, ok?